Capovolgi le tue abitudini. Scegli olio extravergine di altissima qualità. Scegli Olio Cru in via Masobelli a Riva del Garda. Allora, ditemi no. Amici del Trentino dei Bambini, benvenuti ad una nuova puntata. Oggi andiamo alla scoperta della Valle dei Mocheni e cominciamo subito da un posto che io non conosco, Martina. Devi sapere che io conosco tutto il Trentino, ma qui al Filzerhof non ero mai stata. Raccontiamo un po' alle persone di cosa si tratta. Sì, il Maso Filzerhof è oggi un museo ed è un antico maso mocheno. E i visitatori vengono qui al Filzerhof per scoprire qualcosina sulla storia, la cultura, le tradizioni della nostra valle e in modo particolare per vedere e toccare con mano come si viveva qui un tempo, e questo è quello che viene mostrato ai visitatori dalle guide che sono qui al Maso e che li accompagnano attraverso una visita guidata che dura circa tre quarti d'ora alla scoperta appunto di quello che è il Maso e di quella che è la cultura della nostra valle. Infatti l'Istituto Culturale Mocheno ha proprio questo obiettivo, no? Questa è una delle tre sedi più la sede principale, per far rivivere alle persone, per far conoscere alle persone una cultura, una lingua che come dire, c'è, è attaccata alle città anche, però rappresenta in realtà poi anche tutto un altro mondo, no? Esatto, esatto. L'Istituto Culturale Mocheno gestisce appunto le sedi museali, quali il Filzerhof, la Mill, quindi il Mulino e la Segheria, e poi a Palù del Fersina ha la propria sede in cui c'è una mostra dedicata alla cultura mochena, alle tradizioni, e una in particolare dedicata proprio alla lingua che è ancora viva sul nostro territorio e che l'Istituto Culturale Mocheno, grazie alla sua attività, cerca di promuovere e di mantenere viva e attiva e utilizzata, e di farla conoscere anche a chi viene a scoprire la nostra valle. Esatto, quindi turisti ma non solo, anche appunto residenti dei paesi vicini, piuttosto che appunto Pergine, Trento, insomma chiunque può venire qui e immergersi in questa cultura è molto affascinante. Parliamo un po' di questa sede, di questo maso, che storia ha? Sì, questo maso è un maso molto antico, è stato fondato nel 1324 e poi è rimasto abitato da diverse famiglie che hanno abitato il maso nel tempo e fino agli anni 50 del 1900, quindi è un maso che ha una storia molto lunga e molto, molto articolata, insomma. E qui al maso è possibile venire, come dicevamo prima, a visitarlo, e poi vengono organizzate nel corso dell'estate anche delle attività, pensate soprattutto per i bambini, quali ad esempio la caccia al tesoro. Sono pensati due pomeriggi, il 19 luglio e il 30 agosto, a partire dalle 15, in cui i bambini andranno alla scoperta delle stanze del maso, facendo questa divertente caccia al tesoro, grazie alla quale impareranno anche i nomi degli oggetti del maso in lingua mochena. E mentre i più piccoli saranno impegnati in questa attività, gli accompagnatori potranno, guidati dalle nostre guide, visitare il maso al prezzo speciale di un euro. Quali sono gli angoli oppure le stanze più affascinanti? Cosa colpisce di più il visitatore quando entra in questo mondo davvero incredibile? Beh, sicuramente la cucina vecchia, che è un po' il cuore del maso, in cui si vede il focolare a terra,
una cucina che non aveva un camino, per cui si notano sulle pareti i segni del fumo, e quella sicuramente è la stanza che colpisce di più. Però il Maso è interessante nella sua completezza. Tutte le stanze del Maso offrono degli spunti interessanti e i visitatori rimangono sempre molto colpiti dal Maso nella sua interezza. In sovraimpressione potete vedere il sito internet appunto dell'Istituto Culturale Mocheno, dove ci sono tutti gli appuntamenti sia qui che nelle altre sedi. Ricordiamo tra l'altro anche la possibilità di prenotare visite guidate anche per gruppi, al di là degli orari già prefissati, e secondo me è una bellissima modalità per trascorrere una giornata diversa appunto immersi in questa affascinante cultura. Il Filzerhof si trova lungo la strada provinciale che da Fierozzo porta a Palù del Fersina e è immerso nella natura e in un bellissimo contesto per passare una giornata all'aria aperta. Grazie mille Martina, tornerò anch'io per visitare questo luogo, insomma so che sono appunto tanti gli appuntamenti e quindi adesso andrò a vedere quello che fa di più per me. E adesso ci spostiamo da Fierozzo, andiamo a Frassilungo, ci aspetta infatti il Van Spitz, che è un ristorante, comunque una struttura dove si può mangiare, ma che riserva un sacco di sorprese oltre a bellissime passeggiate nei dintorni. Ed eccoci arrivati qui al Van Spitz. Marino, raccontaci di questo posto, ormai 3 anni che lo gestite, giusto? Sono 3 anni, è dal dicembre 2019 e gestiamo questo posto che si trova sicuramente in un contesto fantastico, non ha nulla di invidiare a nessun altro posto né in Trentino né in Alto Adige. Cerchiamo di coccolare i nostri clienti a partire dalla cucina che consta di piatti tipici, per cui dal canederlo, da gnocchi di patate, da gnocchi di spinaci. I secondi coprono quelli che la varietà dei piatti di montagna, per cui dallo spezzatino, dal coniglio, dalla selvaggina. Riusciamo ad abbinare queste cose con un servizio quotidiano, perché noi siamo aperti tutti i giorni, anche l'inverno, e con un orario anche abbastanza prolungato, perché anche la cucina non chiude mai, soprattutto l'estate, prima delle 3:30-4, per cui si riesce ad accontentare sia il turista che il locale che voglia prima passeggiare e poi fermarsi a bere qualcosa, mangiare qualcosa, oppure fermarsi soltanto per un drink, per un bicchiere di vino sul prato, su una sdraio, tranquillamente immersi nella natura. Esatto, molto bello anche il parco d'arte che c'è qui, frutto di tanti simposi che sono stati organizzati negli anni, bellissime le sculture in legno. Sì, era stata una bella idea del Comune di Frassilungo, ormai dal 2016, era riuscito a portare in valle un gran numero di scultori, sia italiani che locali che stranieri. I primi due simposi e gli artisti hanno lavorato a fianco della baita, mentre poi hanno cercato il comune di creare un percorso delle statue e delle opere che va a contornare la baita Van Spitz, in quanto si riesce a vedere tutta una serie di statue in legno facendo un giro tranquillamente a piedi o in bicicletta, scendendo fino a Camauz e poi per ritornare dalla strada di arrivo della baita. Tra l'altro questo è un posto anche molto comodo per le famiglie e bambini, in realtà è un posto perfetto per tutti, qui i bambini possono giocare nei prati, sì, in libertà, hanno diversi intrattenimenti anche a corollario appunto dell'offerta culinaria, e cosa molto interessante secondo me anche la possibilità di fare queste passeggiate anche usando il passeggino magari da trekking, perché i percorsi qua intorno, sì, sono molto semplici. Certamente sì, perché oltre che in libertà i bimbi soprattutto possono giocare e divertirsi in sicurezza. Come percorsi ce ne sono di tutti i tipi, come hai detto tu, molto comodi, che possono praticare anche con
con il passeggino. Ci sono un paio di percorsi ad anello molto diversificati, perché ci sono le camminate sia nel bosco che in pieno sole, e si possono arrivare sia a piedi che in mountain bike con tantissimi percorsi, dal più semplice fino ad arrivare fino alla cima del Gronlight oppure la cima del Fravort, che già siamo sulle altitudini abbastanza elevate, insomma superiamo i 2000 metri, per cui si riesce sicuramente ad accontentare tutti con qualunque sport senza nessun problema. Benissimo, devo dire che adesso mi è venuta fame, ti lascio andare in cucina, direi che certamente. Noi procediamo con le cose veramente importanti, cioè assaggiare queste prelibatezze. Infatti un sacco di persone mi dicono sempre che si trovano benissimo qui da te e io finalmente oggi provo la cucina per la prima volta. Io ringrazio tutti loro. E niente, poi noi continueremo la puntata sempre alla scoperta della meravigliosa Valle dei Mocheni. Perfetto, ti ringrazio molto, ciao a tutti. Ed eccoci arrivati a Palù del Fersina, siamo al museo Spermandelhaus. Ho detto giusto innanzitutto, Francesca? Giusto. Anni e anni di frequentazione per arrivare almeno a una pronuncia corretta. Un museo che ha una piccola chicca, raccontacelo un po'. È un museo etnografico e parla dei due popoli che hanno convissuto in questa valle nei tempi passati. E qua hanno abitato i Mocheni, che hanno origini contadine e sono arrivati per primi verso il 1200 e poi sono arrivati i minatori verso la fine del 1300. E un altro aspetto su cui è focalizzato il museo sono proprio i minerali, le rocce, quindi del posto, no? Sì, beh, chiaramente i minerali sono un elemento molto importante per i minatori e per le miniere, e qui abbiamo diversi minerali sia sparsi in questo piano, sotto dove in teoria è il piano dei minatori, questo sarebbe il piano dei contadini, e nel sotterraneo abbiamo una bella collezione di minerali. Infatti andremo a vederlo poi tra poco con i bambini, ci sono diverse modalità di fruizione appunto di questa struttura museale, sicuramente le visite guidate ma anche uno speciale caccia al tesoro, no? Sì, noi facciamo attività per i bambini e facciamo la caccia al tesoro due volte al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, e coinvolgiamo i bambini, prima facciamo la visita al museo e poi li facciamo praticamente giocare chiedendo anche cose relative ai minerali, alla vita dei minatori e dei contadini. Quindi questa è una modalità piuttosto interattiva, o comunque si riesce a coinvolgerli e intrattenerli in una maniera originale e divertente, però il calendario è molto ricco qui di attività. Beh, noi oltre alla caccia al tesoro facciamo anche le palline di lana e poi da quest'anno facciamo una cosa un po' particolare, il teatro Kamishibai. È un'idea del mio collega, che è giovane, e ha questa passione per il Kamishibai. È un teatro, è uno spettacolo teatrale giapponese, ha origini antichissime, risale addirittura al 1200, ed è una cosa piuttosto semplice da vedere, un po' più complicata da fare, perché è una valigetta che si apre e diventa il teatro, e dentro ci sono delle tavolette che in origine credo siano state di legno, adesso ci sono anche di cartoncino, con disegnate delle figure, delle situazioni. E il narrante racconta la storia relativa. E ricordiamo un'altra chicca davvero, secondo me, non sufficientemente conosciuta del posto, la miniera, questa volta il nome te lo lascio dire a te, Gruab. Sì, Gruab Vardimbol, la miniera dell'Erdemolo. Più o meno dai, c'ero. E tra l'altro il biglietto qui è in combinata. Sì, abbiamo dall'anno scorso collegato con i biglietti il museo alla miniera, si può fare un biglietto unico che vale sia per il museo che per la miniera. La miniera è raggiungibile in 45 minuti a piedi e
è una miniera molto particolare perché è stata coltivata fra il 1400 e il 1650 e quindi potete vedere come lavoravano i minatori in queste epoche. Lavoravano ancora col piccone e il lavoro era veramente duro e faticoso ed estraevano il rame. La calcopirite era il minerale più diffuso e da lì estraevano il rame e dopo lunghe lavorazioni arrivavano ad avere le monete di rame. Tra l'altro, entrando nella miniera si apre un mondo incredibile, proprio è scenografico, sembra di scendere appunto nel cuore della terra e... Sì, si scende senz'altro nel cuore della terra ed è veramente emozionante. Io ci ho lavorato per tantissimi anni, ma ogni volta che entro in miniera provo sempre la stessa emozione. È una cosa incredibile, bisogna provarla. Si entra nella miniera, si scende appunto in profondità e una cosa caratteristica sono i sostegni di queste miniere, che sono fatti di pali di legno e in parte sono addirittura originali, risalgono al 1500. E questo è possibile perché nella miniera la temperatura è sempre la stessa tutto l'anno, l'umidità anche, e quindi il legno si è conservato benissimo fin dai tempi dei minatori. Grazie mille Francesca, adesso continuiamo nella nostra giornata. Devo dire che i posti belli e i posti particolari qui nella Valle dei Mocchini non finiscono mai, ne avremo ancora da raccontare per puntate e puntate, chissà se torneremo presto. Adesso comunque ci rispostiamo verso Sant'Orsola e andiamo al Museo Pietraviva. Prima di fare la visita al museo volevo fare due chiacchiere con Patrizio. Valle dei Mocchini, che entra a far parte, insomma, da un po' di tempo in realtà già della PT Valsugana e Tesino, quindi si arricchisce il territorio che era già ricco di suo. Assolutamente sì, un territorio che con l'entrata della Valle dei Mocchini ormai da un anno e mezzo ha sicuramente portato un'offerta ancora di più a 360 gradi, soprattutto relativamente a quella che è la tradizione e quello che è questa bellissima valle, questa minoranza linguistica molto interessante e che per noi come azienda per il turismo e come territorio della Valsugana e Lago Rai è sicuramente un qualcosa che ci permette di promuovere al meglio il nostro territorio. Ovviamente anche la natura nella Valle di Mocchini la fa da padrona e quindi si inserisce perfettamente in quella che è la nostra prima destinazione certificata per il turismo sostenibile che abbiamo come certificazione ormai dal 2019. Quindi proprio a un tassello in più, soprattutto oggi abbiamo visto diverse realtà anche di impronta culturale, storico e tradizionale, che ben si collega sia da una parte che dall'altra, appunto poi alla proposta dei laghi, delle ciclabili, di un territorio da visitare e da scoprire. Sì, esattamente, la proposta, come dicevi tu, ai laghi sicuramente, alle ciclabili, ma ovviamente anche a tutto quello che è il trekking, con delle bellissime passeggiate in alta quota e media montagna, che anche dalla Val dei Mocchini, partono dalla Val dei Mocchini per portarsi poi verso la Valsugana, verso la Panarotta e quindi per scendere poi nella Valsugana centrale per arrivare poi fino all'altopiano del Tesino. E siccome avete tantissime novità, oltre che tantissime proposte, noi torneremo molto presto in Valsugana, già le riprese sono fissate, aspettiamo una bellissima giornata da trascorrere ancora insieme per andare a vedere altri posti, no? Assolutamente sì, vedremo altri posti anche per promuovere quello che è la Valsugana magari non solo l'estate ma anche nel periodo di settembre e dell'autunno, perché anche in quel periodo offre sicuramente delle proposte eccellenti per un weekend fuori porta. Ed ecco arrivato il momento di farvi conoscere il Museo Pietraviva, se ancora non lo conoscete, perché in realtà, Filippo, questo è un luogo amatissimo dalle famiglie e dai bambini. Assolutamente, anche. È un luogo che oramai è 13 anni che esiste, ed è un'istituzione sul territorio della Valle di Mocchini o della Valle del Fersina, insomma, e qui ci vengono tutti, veramente un museo per tutte le età e per tutti i gusti, veramente.
Ricordiamo anche chi poi l'ha creato, no, questo museo, Mario Pallauro, in generale i gemelli Pallauro, che tanti minerali hanno cercato e hanno portato qui, oltre ad aver appunto costruito la maggior parte, no, delle, certo, delle attività. Tu hai ereditato questa struttura. E anche com'è? L'impresa, diciamo. Anche l'impresa. Ecco, si eredita la grande impresa dei gemelli Pallauro, il loro tesoro che è nascosto qua dentro. E soprattutto non solo il tesoro, non solo gli oggetti, ma anche la loro storia. E di rimpetto anche la storia della valle, la storia di tutte quelle che sono le formazioni geologiche, i geodi e tutto quello che è la ricchezza del nostro territorio. Quattro piani da visitare con una visita speciale che appunto segui tu. Cosa succede quando si entra in questo mondo? Si inizia certamente dall'esterno, perché l'edificio è importante tanto quello che c'è all'interno del museo. Era anticamente il comune di Sant'Orsola, completamente affrescato a partire da un pittore che non sappiamo propriamente chi sia, la sua origine o se ha prodotto altre opere alla stessa maniera. Si parte dal piano inferiore, diciamo, dalle cantine dove si racconta la preistoria e la questione dei minatori, che cosa facevano, come vivevano e che cosa estraevano. Si sale, si racconta dei minerali, delle montagne, e poi anche c'è una piccola parte di etnografia, antropologia del territorio, di storia del paese di Sant'Orsola, fino ad arrivare alla stanza del sindaco, meravigliosa e affrescata a partire da degli ossidi di ferro. Detta così potrebbe anche sembrare complicata, in realtà è molto sapere, coincide anche con il saper trasmettere, no? Poi ai bambini. Assolutamente. E ci sono poi in particolar modo delle attività che i più piccoli davvero non dimenticano mai. La ricerca dell'oro è il cavallo di battaglia proprio del Museo Pietraiva. Non solo ricerca dell'oro, perché quella è necessario magari essere un pochettino più grandi. L'altra invece, sempre fatta nel ruscello, è la ricerca dei minerali. Con un setaccio si cercano tutti i minerali tipici della nostra zona, del panorama geologico, e li si raccoglie e li si porta a casa. Poi c'è anche la miniera esterna, quindi si entra, un cristallo, un minerale con il casco, e anche quello è un cristallo che si può portare a casa. E certo c'è la nostra proposta laboratoriale, quindi la costruzione di un fossile a partire dagli denti di pesce squalo che si trovano all'interno di un, diciamo, substrato fossile che abbiamo ricostruito. Filippo, grazie mille, e questo posto è talmente interessante che ti dico già adesso, tornerò molto presto per fare un approfondimento sul museo, sulle passeggiate che ci sono nei dintorni e in generale sul comune di Sant'Orsola. Quindi adesso prendiamo fuori l'agendina. Assolutamente, segniamo subito, ti aspetto. E siamo arrivati alla fine di questa puntata davvero molto ricca di posti interessanti da visitare con i vostri bambini. Io vi ricordo la guida del Trentino dei bambini, appunto il meglio di tutte le proposte che abbiamo sul nostro sito. C'è molto moltissimo anche della Valle dei Mocheni, che è un posto che davvero io amo da tantissimo tempo. E niente, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, noi ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando non mancate! Capovolgi le tue abitudini. Scegli olio extravergine di altissima qualità. Scegli Olio Cru in via Masobelli, a Riva del Garda.